Salve, sono Giacomo Chiappaventi e adesso qui in collegamento con la quarta E che ascolteremo i candidati del Parlamentino. Che si faccia avanti a parlare con il primo discorso Bianca Scarlatella. Mi chiamo Bianca e mi sono candidata perché volevo portare le nostre idee, cioè volevo realizzare le nostre idee per cambiare la scuola. Benissimo, passiamo al secondo candidato. Adesso diamo la parola a Leon Cipriani. Buongiorno a tutti, mi chiamo Leon Cipriani e mi sono candidato perché credo di sapere ascoltare gli altri e non arrabbiarmi quando gli altri parlano. Io volevo migliorare la scuola. Grazie, grazie, perfetto, benissimo. Ora si può passare a un altro candidato. Diamo la parola a Alice Ferraioli. Ciao a tutti, io sono Alice Ferraioli e mi sono candidata per il Parlamentino della quarta E. Io vorrei portare tutte le idee, come per esempio mettere una lima nella stanza di alternativa, al preside e dirgli che potremmo migliorare la scuola con le nostre idee o con le idee degli altri comunque. Mille di avermi ascoltato. Buona giornata. Grazie a te, grazie anche a te. Adesso parliamo al prossimo. Adesso partiamo per il prossimo candidato che sarà Giorgio Carruba. Ciao a tutti, sono Giorgio e oggi vi chiedo di votarmi perché penso che sarei un ottimo portavoce per questa classe. Sono infatti un bambino serio che non ha timore di parlare in pubblico. Se oggi verrò eletto come rappresentante, vi prometto che ascolterò e riferirò sempre le vostre idee e le vostre proposte. Per quanto mi riguarda, vi vorrei proporre un'attività che penso potrebbe essere divertente e interessante per tutti. Ogni lunedì uno di noi potrebbe tenere una breve lezione alla classe su un argomento che gli sta a cuore, potrebbe essere uno sport, una passione, un hobby, un libro o qualsiasi cosa pensiamo che sia importante da condividere con tutti i compagni e le compagne. Potrebbe essere la nostra grande occasione di essere i protagonisti della scuola. Grazie a tutti per l'attenzione. Buona giornata. Anche a lei, anche a lei. Adesso si può passare a un altro candidato. Allora, partiamo con Leonardo Raimondi. Ciao a tutti, mi chiamo Leonardo Raimondi e mi sono candidato perché so ascoltare molto bene tutti e con le idee che propongono tutti posso unirle e creare qualcosa di nuovo che piace a tutti, che va bene a tutti. E le mie idee per rendere questa scuola migliore sono quattro. La prima è chiamare i signori che puliscono il giardino dalle foglie più spesso e non una volta all'anno. Chiedere ai commessi o alle commesse di mettere dei fazzoletti per pulirsi le mani e non asciugarle a farfalla e portare le borracce in mensa e non trovare già le bottigliette di plastica e pulire più spesso i bagni per la salute e l'igiene di tutti. Grazie. Anche a lei, adesso si può partire con un altro candidato. Facciamo entrare qui a parlare il candidato Olivier Ezzan. Ciao, sono Olivier Ezzan e mi sento un buon candidato perché so ascoltare molto gli altri senza arrabbiarmi, sono molto altruista, per questo terrò ben conto delle vostre proposte. Io ho già quattro idee,
La prima è anch'io di far passare più volte a togliere le foglie dal giardino. La seconda, i bagni un po' più igienici. La terza, il cibo più buono. Questa non so se si potrà realizzare, ma io ci provo lo stesso. E la quarta, che è la più divertente, fare dei murales sulla parete della classe, che ogni volta quando i bambini hanno il tempo libero possono continuare il murales, che può essere un animale, un oggetto o altre cose. Ciao, vi auguro una buona giornata. Buona giornata anche a lei. Passiamo a un altro candidato, che è Diana Solenne. Buongiorno a tutti, mi chiamo Diana Solenne e mi sono candidata al Parlamentino perché penso di essere una persona che ascolterebbe molto le vostre idee e ho molte idee da proporre. Anche altre idee da proporre, ma non voglio spoilerarvi troppo. Ciao e buona giornata. Grazie, grazie, grazie a lei. Adesso c'è anche con un altro candidato, Paolo Ambrosio. Ciao, io sono Paola e voglio candidare perché sono attenta, sono sempre disponibile per i miei compagni, ascolto e sono sicura che sono all'altezza di questa cosa. Voglio proporre alcune cose per migliorare la scuola, tipo aggiustare le porte dei bagni, mettere il sapone quando manca perché così ci possiamo lavare le mani correttamente, magari aggiustare le finestre e curare di più il giardino. Grazie a tutti, buona giornata. Buona giornata a lei e lasciamo ancora due candidati, facciamo Deva Orlando. Ciao a tutti, io mi chiamo Deva e mi sono candidata perché sono, credo di essere una persona giusta e prometto che ascolterò le idee di tutti e mi mischierò un po', e delle mie idee sono di aggiustare le finestre e per non inquinare molto, non avere le bottiglie di plastica a tavola, ma portare la borraccia dalla classe. Ciao a tutti e grazie. Grazie a lei. Allora, l'ultimo candidato, Gabriele Dizione, venga qui a spiegare perché si è candidato. Buongiorno, sono Gabriele Dizione, mi sono candidato perché credo di essere simpatico, aiuto i bambini con problemi e le mie idee sono di pulire più spesso il giardino, anche a me mettere i fazzoletti in bagno per asciugarsi le mani e basta. Ciao. Via, abbiamo ascoltato tutti i candidati, chiudiamo la linea e buona giornata a tutti. Spero voterete bene e che starete bene e buona giornata, grazie. Sono qui al seggio della quarta re con il presidente di seggio Maddalena Borghini e i due scrutatori, femmina Martina Sacchetti e maschio Francesco Di Giacomo. Siamo qui e adesso le facciamo qualche domanda. Quanti elettori ha questa classe? 21. Perfetto. E quanti candidati ci sono? 10. Perfetto. E ora?
Ciao e buona giornata. Ci vediamo alla linea e a presto. Aspetti, la matita. Sono le ore 12:04, il seggio è chiuso. Vediamo un po'. Debo Orlando. Debo Orlando, e Zanoli. Zanoli, viene perfetto. Salve, siamo qui nella sede giornalistica ad aspettare i risultati del parlamentino e adesso intervisteremo qualche persona per avere le loro opinioni. Leonardo Raimondi, lei chi pensa che potrebbe vincere questo parlamentino? Vedo molto... molto Pimpanti Gio e Paola e hanno molte possibilità di vincere, siamo tutti, hanno più probabilità, non lo so, tutti. Grazie mille. Signor Joshua Riccardi, per lei chi potrebbe vincere questo parlamentino? Secondo me potrebbe vincere la persona con più e anche meno timidezza e che sa dire le proprie opinioni con sicurezza. E lei l'ha già individuata questa persona? Sì, in teoria sì. Penso che potrebbe vincere Paolo Ambrosio e Leonardo Raimondi. Grazie mille. Alice, salve. Signora, lei pensa che chi abbia possibilità, una possibilità di vincere questo parlamentino? Per me può vincere Alice Ferraioli e Leonardo. Grazie molto anche per la sua risposta. Adesso siamo tornati qui, nella sede giornalistica, chiudiamo la linea aspettando i risultati della fine del parlamentino scolastico della quarta era. Salve, sono tornati in linea e mi dicono dalla regia che hanno finito l'operazione di spoglio e adesso abbiamo invitato qui nella sede giornalistica i due scrutatori, Martina Sacchetti e Francesco Di Giacomo, e il presidente di seggio, Maddalena Borghini. Prego. Grazie. Buongiorno a tutti. Gli eletti sono Ambrosio Paola e Olivier Zan. Grazie e buona giornata. Adesso abbiamo scoperto gli eletti, voglio vedere come stanno. Venga qui al bancone Paola Ambrosio. Com'è stato per lei? Com'è stata l'emozione che ha provato quando hanno detto il suo nome? È stata abbastanza forte, mi sono eccitata così tanto che mi tremano ancora le gambe. Molto grazie. Anche a me. Olivier Ezzan, venga qui. Le faccio la stessa domanda. Che cosa ha provato? Che cosa ha sentito?
un'emozione molto forte, perché per me era importante, perché mia sorella e era successo la stessa cosa. Grazie. Grazie. Grazie mille. Chiudiamo la linea adesso che abbiamo scoperto i due eletti del Parmentino della scuola Modosini, classe 4A. Grazie e buona giornata a tutti.